Moda e bellezza a braccetto in uno scenario da sogno, il Circo L'Unione di Bari. Per il quarto anno consecutivo la magia delle muse, un evento che ha incantato il pubblico con un mix di dolcezza, fascino ed eleganza. Successo annunciato, la quarta edizione della Magia delle Muse, Gala Fashion, uno show che ha incantato gli ospiti in una location unica, il Circolo Unione di Bari, all'interno del Teatro Petruzzelli. Ospitato nella Sala delle Muse della Politeama Barese, esempio di arte decorativa in stile classico e liberty, con specchi, affreschi e stucchi dorati, l'evento dedicato all'arte, alla bellezza, all'eleganza e al fascino dell'haute couture italiana è stato ideato e diretto da Roberto Guarducci, stilista per oltre un ventennio, al lavoro nella Maison Fendi e attualmente docente di Fashion Design all'Accademia delle Belle Arti di Bari e organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, agenzia di moda e punto di riferimento con il suo marchio internazionale Top Fashion Model. In passerella lo stile e la bellezza della donna romantica immaginata dallo stilista e direttore artistico Roberto Guarducci, che ha stupito il pubblico con una collezione che intreccia Oriente e Occidente con raffinatezza ed eleganza. Il filo conduttore è l'alta moda, la raffinatezza e il buon gusto. Quello che secondo noi la gente desidera ancora avere per poter sognare, perché l'alta moda è un sogno che deve realizzarsi. Credo che la femminilità e il romanticismo faccia parte della donna. La donna deve essere anche così, quindi deve far sognare gli uomini e tutti quanti. Ammirati nelle sfilate d'alta moda romana e parigina gli abiti della collezione Geometria, realizzati con tessuti impalpabili e pregiati da Nino Lettieri, lo stilista delle principesse. La collezione Geometria è con i colori del bianco e nero e le figure geometriche si esaltano in una maniera molto più, diciamo, chiara, e poi abbiamo messo un qualche colore di rottura, per appunto, soprattutto è nata come idea per non rendere la passerella monotona. Collezione di haute couture interamente progettata e realizzata dalle allieve dell'Accademia di Moda Sitam di Lecce, nata da un'idea legata al fascino e all'eleganza intramontabile del black and white con un'impronta di modernità, in ecopelle con grafiche disegnate su organza di pura seta per una donna contemporanea, audace e sofisticata. Le preziose creazioni gioiello realizzate con corali, turchesi, topazi e avorio, acque marine, topazi azzurri, giade e ambre incastonate in lastre d'argento e d'oro per celebrare linee e colori del Mediterraneo multiculturale della designer e scenografa Marina Corazziari, recentemente ammirate nelle sfilate d'alta moda di Roma e Monte Carlo. Ad arricchire la magia delle muse sono state le esibizioni della cantante Deva, che è riuscita a trasmettere al pubblico un mix di dolcezza, grinta e forza, e del virtuoso maestro fisarmonicista Mimmo Cavallo, che ha affascinato i presenti con un tango argentino dal carattere forte e impetuoso avvolto da un suono sensuale.
Durante la serata è stato assegnato il premio Musa dell'anno all'eccellenza femminile pugliese. Mariella Milani, giornalista storica del TG2, per il suo progetto a sostegno del Made in Italy e delle eccellenze artigianali italiane. Nelle scorse edizioni il premio è stato conferito alla principessa Rosalba Messeni Nemagna per la sua dedizione nel tutelare il patrimonio artistico e la cultura in generale e alla giornalista Daniela Mazzacane per il suo impegno nella promozione dei giovani stilisti attraverso la sua rubrica di successo TG Norma Prima. Siamo qui in una sala bellissima dove appunto si vedrà questo défilé nella Sala delle Muse, un evento di alta moda perché abbiamo davvero delle eccellenze dell'alta moda. Devo dire siamo felicissimi perché siamo ad una quarta edizione, un evento che cresce davvero in grande prestigio.